facciamo? Non facciamo niente, è più prudente. Sentiamo prima cosa ci dirà. Chi? Godù. Giusto. Ma cos'è che poi gli abbiamo chiesto esattamente? Ma non c'era anche lui. Eh sì, ma non ascoltava. Ma niente di preciso. Una specie di preghiera. Questa poco. Una vaga su. Ecco sì. E lui cosa ha risposto? Che si sarebbe visto. Che non poteva promettere nulla. Che ci avrebbe pensato. A mente riposata. Consultarsi con i familiari. Con i suoi amici. I suoi agenti. I suoi corrispondenti. I suoi registri. Il suo conto in banca. Prima di pronunziarsi. È naturale. È vero. A me pare. Anche a me. E noi, qual è la nostra parte in tutto questo? La nostra parte è quella del mendicante. A questo ci siamo ridotti. Perché il signorino ha qualche esigenza particolare. Guarda, mi faresti ridere se mi fosse consentito. Allora, la prego, signore, si accomodi. Ma no, no, non è il caso, non è il caso. Insista, non è il caso. Ma non resti in piedi, altrimenti prenderà freddo. Lei dice? Non c'è dubbio. Lei ha tutte le ragioni, eh? Grazie, grazie, buon uomo. Visto che siamo avvisati, conosce la situazione, c'è da preoccuparsi, non ci resta altro che aspettare, ci siamo abituati. Oh! Allora, come sono andato? Bravo? Discreto? Mediocre? Passabile? Decisamente cane? No, bravo, bravissimo. E per lei, signor? A me è piaciuto assai. Meno male, io ho molto bisogno del vostro incoraggiamento, però sono un po' calato sul finale. No, un pochino, ma poco. Io pensavo l'avesse fatto apposta. Se mi arrivate ieri, era pieno così, eh? Ma no, è la memoria che mi tradisce. E mentre aspettiamo non succede niente. C'è noia? Piuttosto. E lei, signore? Beh, non è una volta d'allegria, stasera. Ma io restringendosi, ci sta per gli sforzi. Gli quali? Quali? Gli sforzi. Tennis! Calcio! Non sapevi cosa dice niente! Tennis! Nuoto! Cosa vuoi? Vieni avanti, ti dico! Che c'è? Il signor Godot! Perché sei arrivato così tardi? Hai un messaggio del signor Godot? Sì, signore! Allora, va! Perché sei arrivato così tardi? Mi lasciamo in pace! Non mi seccare! Lo sai che ne sono! Non è colpa mia, signore! Ma non sono colpa mia! Avevo paura, signore! Certe volte mi domando se non avremmo fatto arrestare da soli, ciascuno per conto nostro. Non eravamo fatti per seguire la stessa strada. Non è sicuro. Non c'è niente di sicuro.